Mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità perché possano tornare sulla retta via, concedi a tutti coloro che si professano cristiani di respingere ciò che è contrario a questo nome e di seguire ciò che gli è conforme. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni, mentre Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare questo grande spettacolo. Perché il roveto non brucia?» Il Signore vide che si era avvicinato per guardare. Dio gridò a lui dal roveto: «Mosè, Mosè!» Rispose: «Eccomi!» Riprese: «Non avvicinarti oltre, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è suolo santo.» E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe.» Mosè allora si coprì il volto perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: «Ecco il grido degli israeliti è arrivato fino a me e io stesso ho visto come gli egiziani li opprimono. Perciò va, io ti mando dal Faraone. Fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti.» Mosè disse a Dio: «Chi sono io per andare dal Faraone e per far uscire gli Israeliti dall'Egitto?» Rispose: «Io sarò con te. Questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte.» Parola di Dio. Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Signore, salvezza del suo popolo.
ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Parola del Signore. In questo bellissimo inno di lode e di ringraziamento, il Signore ci trasmette una verità fondamentale, e cioè che tutto nella nostra vita è dono, tutto è grazia. È per questo allora che il Padre dei Cieli rivela ai piccoli i suoi misteri, perché i dotti, i sapienti potrebbero presumere di essere arrivati ad una verità grazie alla propria sapienza e alla propria intelligenza. Invece, quando uno riconosce la propria incapacità, la propria piccolezza, proprio come un bambino piccolo, ecco allora che il Signore ti riversa nel cuore tutta la sua grazia, ti rivela i suoi misteri. Ed è per questo che Mosè, è quando si riconosce finalmente non capace di liberare gli israeliti, quando capisce che non è la sua forza, come aveva tentato uccidendo l'egiziano, agendo con la violenza per salvare i suoi connazionali, ecco che Dio si rivela a lui. E quando lui riconosce la propria impotenza, chi sono io? Ecco che gli viene detta una parola che lo aiuterà, lo salverà, lo porterà ad essere strumento di liberazione e di pace. Io sarò con te. E allora anche noi, cari fratelli, cerchiamo di crescere in questa piccolezza. Rivolgiamo la nostra preghiera alla piccola per eccellenza, la piccola Maria, che ringrazia il Signore e dice che tutte le generazioni la chiameranno beata. Perché? Perché Dio ha guardato all'umiltà, alla piccolezza della sua serva. Chiediamo per intercessione di Maria di diventare anche noi piccoli per accogliere nel nostro cuore tutta la grazia che il Signore vorrà riversarvi. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva da noi questo sacrificio, alla lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Guarda, o Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera, e trasformali in cibo spirituale per la santificazione di tutti i credenti, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
in alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale, egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, si fa prossimo ad ogni uomo, piagato nel corpo e nello spirito, e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra,
rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mauro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e, nella tua misericordia, di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Camillo de Lellis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria di sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
Signore, credo che sei realmente presente, il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i tuoi doni, fa che per la celebrazione di questi santi misteri cresca in noi il frutto della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora rivolgiamo a Nostra Signora di Fatima la preghiera di intercessione e di affidamento. Salve, Madre del Signore,
Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne, sei l'onore del nostro popolo, sei il trionfo sul male. Vergine di Fatima, a te veniamo, insegnaci in questa valle di gioie e di dolori le verità eterne che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza della tua materna protezione. Nel tuo cuore immacolato sii il rifugio dei peccatori e la via che conduce a Dio. Unito ai miei fratelli, attraverso di te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima, e alla fine, avvolto dalla luce che dalle tue mani giunge a noi, darò gloria al Signore per i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. La benedizione di Dio Onnipotente, per intercessione di Maria Santissima, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore risorto è la nostra forza. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Thank you.